100 metri. Non è sicuro, avete visto, ha rallentato e anche parecchio per affrontare questa curva che tra l'altro è in lastricato. Sicuramente tra l'altro avranno di sicuro segnalato anche i vari intertempi ad Adriano Malori che a mio avviso giustamente non ha voluto prendere troppi rischi affrontando quella curva a destra. Aveva il settimo miglior intertempo dopo 20 chilometri. Eccolo qua ormai in vista del traguardo, Adriano Malori. Questa è stata la sua ultima curva, 34.21 per andare a prendere la quarta posizione. Niente da fare per Malori, niente da fare neppure per andare a riagguantare Sven Taft. Chiude Adriano Malori con il nono tempo, 34.34. Tra l'altro ho parlato ieri con Malori attendendo di scendere dallo Stelvio alla fine dell'ultima tappa in linea del Giro d'Italia. Mi diceva che aveva sofferto in maniera particolare appunto il tappone con lo Stelvio, e questo arriva a quota 2750, anche perché hanno affrontato quasi 6000 metri di livello. Tonale, Aprica, Ateglio, Mortirolo e lo Stelvio. Era la tappa, una delle tappe più difficili del Giro d'Italia. Bisogna dire che comunque Malori è il primo italiano per il momento in classifica, nono. Dire la verità, è il primo tra i primi 15, tutti stranieri tranne lui. Preparati a... sia per gli alberghi che per i trasferimenti. Intanto sul traguardo Nelson Oliveira, il suo tempo 34.36, decima posizione per il portoghese della Radio Sciacca. 34.36 il tempo di Nelson Oliveira. Alla Tour trattamento uguale per tutti i corridori, ieri invece le varie squadre potevano scegliere quattro corridori per farli rientrare prima in albergo per preparare questo cronometro. Dunque o gli specialisti, quelli che puntano alla vittoria della cronometro al di là delle ambizioni di classifica, o quelli che invece si stanno giocando la maglia rosa. Chi per la brutta caduta, no? In una delle ultime tappe. Tanto siamo all'intertempo di Pinotti che è il miglior tempo dunque per Minotti, 13.28, e fra l'altro con un grandissimo risultato perché, pensate un po', ha fatto meglio di 15 secondi rispetto a Geraint Thomas. 13.28 il miglior tempo per ora al primo intermedio è quello di Marco Pinotti, e lo stiamo rivedendo adesso. Le immagini sono registrate dopo aver ripreso Samoilao, dopo essere andato a riagguantare anche Emanuele Sella proprio prima dell'intermedio. È qua la rotatoria di Via Gallarate che viene fermato il tempo per il primo intermedio, 13.28 quello di Pinotti, che ha 15 secondi di vantaggio su Geraint Thomas e 19 su Jesse Sergeant. Vi ho detto della vittoria di quella cronometro nel 2008, Marco Pinotti due anni fa è riuscito a concludere la cronometro finale, sempre quella di Verona, a 2 secondi dall'Arthur. Vuol dire che lui va particolarmente bene nelle ultime cronometro di un grande giro. Sylvester Schmid nel giro a questo punto con tantissime ombre della Liquigas Cannondale, sicuramente uno dei più deludenti è stato proprio Sylvester Schmid, che non è riuscito a rendere come invece molti si potevano aspettare da lui. Lui è uno dei gregari più forti, non lo è stato in questo Giro d'Italia. Quando sta bene, quando si mette in testa, dietro rimangono 7, 8, 9 corridori, ma quelli forti. In questo giro invece non è mai riuscito a trovare quella forma giusta per poter essere d'aiuto ad Ivan Basso. Tante volte l'abbiamo visto lì davanti, ma tutte le volte che doveva cominciare a lavorare si spostava. Un vero peccato, perché Ivan Basso ha avuto un gregario in meno molto importante. Con l'inquadratura adesso stiamo seguendo Juan Antonio Flecha, mentre in partenza, nella zona di partenza con Peter Stetina.
ha indossato la maglia bianca nella fase iniziale di questo Giro d'Italia, statunitense, compagno di squadra di Ryder Esiedal, e c'è molto anche di Stetina nella seconda posizione attuale di Esiedal, notabile, perché questo ragazzo è davvero molto interessante. Basta ricordare quel che ha fatto ieri: dopo il Mortirolo ha tirato per una ventina di chilometri fino a Bormio, poi ha dato il cambio a Van de Velde. È stato fondamentale, perché se ieri non ci fosse stato lui, Esiedal forse oggi non aveva la possibilità di vincere questo Giro d'Italia. Intanto eccolo qua, Marco Pinotti, ex campione italiano. L'anno scorso, proprio per la caduta al Giro, non riuscì a partecipare. In extremis fu convocato per i campionati del mondo. Più che altro però per fare un po' da chioccia, no? Per cercare di trasmettere qualcosa della sua grandissima esperienza ad Adriano Malori, perché Malori è il presente, ci auguriamo che sia il futuro Manuele Boaro, però insomma in questa cronometro conclusiva di Milano è il, tra virgolette, e con grande affetto lo diciamo, il vecchio Marco Pinotti che sta facendo le cose migliori. E che cose? E secondo me rischia di vincerla questa cronometro, perché sta andando davvero forte. Questo è un tratto, un settore a lui congeniale, questo lungo rettilineo, classe 1976, un corridore bergamasco di Osio. In casa BMC forse sarà proprio il bergamasco Marco Pinotti in qualche modo a rasserenare un po' il clima, l'ambiente, a smorzare un po' i musi lunghi dopo l'errore di Taylor Finney, che ricordiamolo era il grande favorito di oggi. Subito all'inizio ha sbagliato strada, ha perso una ventina di secondi, forse anche qualcosa di più, fuori comunque dalle posizioni che contano di questa cronometro, lo statunitense che è stato la prima maglia rosa del Giro d'Italia. Attualmente è in undicesima posizione Finney. E questo è uno dei corridori che si è messo più in evidenza, se non altro per i suoi continui attacci. Addirittura stava Erik Larsson, il suo tempo è decisamente alto, molto alto, addirittura paga 36 secondi e sono tantissimi, 36 secondi di ritardo da Marco Pinotti. Era uno dei grandi favoriti di questa cronometro, Gustav Erik Larsson invece è soltanto in settima posizione, prima posizione al primo intermedio per il nostro Marco Pinotti. Andiamo adesso ad ascoltare il vincitore della maglia azzurra, Matteo Rabottini. Vi ricordiamo però, prima, approfittando anche di questa inquadratura, che nel prossimo fine settimana è prevista qua a Milano la visita pastorale di Papa Benedetto XVI in occasione del settimo incontro mondiale delle famiglie dal 1 al 3 giugno. La visita pastorale all'Arcidiocesi di Milano. Andiamo ad ascoltare Rabottini e insieme a Pier Giorgio Severini. Sì Francesco, allora Piandre Resinelli non solo ti ha lasciato un'impresa ad altri tempi, un'impresa epica, ma anche questa profitta fastidiosa che mi pare continui ancora a darti un po' di noia. Ma infatti da domenica che mi porto questa bronchite, però per fortuna che il giro è finito, quindi posso tornare a casa e curarmela. Ne valsa la pena però, credo, no? Allora, dicevamo, 25 anni, la maglia azzurra conquistata definitivamente, una grande... Tempo! Incrementa il proprio vantaggio, perché adesso infatti ha 26 secondi di vantaggio su Geraint Thomas, dunque ne ha guadagnati 11 sul britannico del Team Sky nella fase centrale di questa cronometro. 23:49 il tempo di Marco Pinotti, 24:15 era stato quello di Thomas, media per il bergamasco della BMC 51:644. Sta andando fortissimo! Eccolo qui Marco Pinotti. Stiamo vedendo proprio il suo passaggio all'intermedio e ora torniamo con le immagini in diretta per seguire la parte finale della sua cronometro. Pinotti al comando. Come vedete da queste immagini, questa curva, Piazza della Repubblica, importantissimo conoscere il percorso, perché curve del genere, se non le conosci freni, se le conosci invece le puoi affrontare a tutta. E sullo sfondo stiamo vedendo la stazione centrale di Milano, poi torneranno indietro. E questo invece è Larsson. Prima vi abbiamo detto della scivolata, i segni li vedete sul ginocchio sinistro. Eh sì, ancora tutto incerottato, Gustav Erik Larsson. Non fatevi ingannare dal tatuaggio, quella non è il postumo della caduta, ma un maxi tatuaggio, i cerotti invece sì.
Vediamo, anche se ovviamente sono in fase del tracciato diverse, il confronto tra Larson e Pinotti. Qua intanto non sembra particolarmente convinto Marzio Bruseghin, no? Qualcuno... non è proprio l'atteggiamento migliore per cominciare un cronometro. Qualcuno gli avrà chiesto come stai, insomma starò meglio domani. Tanto sulla sinistra il campione svedese Larson, sulla destra l'ex campione italiano Marco Pinotti. Questa era la fiera vecchia sulla sinistra. Davvero una prova maiuscola per Pinotti. Attendiamo adesso al secondo rilevamento cronometrico Larson. Ricordiamo che Gustav Larson aveva 36 secondi di ritardo su Pinotti, che a sua volta aveva incrementato su Geraint Thomas, il secondo a questo punto della classifica provvisoria. Gli orari di partenza: alle 16.30 partirà Cunego, poi ogni due minuti nell'ordine Ivan Basso, Thomas De Geer, Michele Scarponi, Ryder Esiedal e Joachim Rodriguez. Per ultimo ovviamente la maglia rosa alle 16.40. E sarà una bella sfida, perché Esiedal sulla qui la strada che sale, ed è per questo che ha messo 54-14, un rapporto un po' più agile. Questo cognome lo dici tu? No, è il tuo favorito. Thomas Roregger. Lo dici benissimo. Alto il tempo del corridore austriaco. Ha preso la bici da crono, però insomma. Andiamo con l'ultima parte della nostra diretta, Giro all'arrivo. Come sempre ci introduce a Giro all'arrivo il saluto di uno dei protagonisti del gruppo, e l'ultimo saluto lo abbiamo lasciato per uno dei giovani che ha fatto vedere le cose più belle a questo Giro d'Italia con la maglia della Liquigas, Damiano Caruso. Giro all'arrivo. Ciao, sono Damiano Caruso, continuo a seguire il Giro d'Italia, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. La cronometro conclusiva del Giro, edizione 95, il Giro d'Italia non è una passerella come tante volte è capitato. Oggi la cronometro deciderà la classifica finale, perché è ancora in palio la maglia rosa. Joachim Rodriguez in classifica generale continua a guidare, ma ha soltanto 31 secondi di vantaggio su Ryder Esiedal, 1.51 su Michele Scarponi, e attenzione anche a Thomas De Gendt. Dopo l'impresa di ieri allo Stelvio, nella tappa regina del Giro d'Italia, anche lui è tornato con ambizioni addirittura di maglia rosa. La classifica provvisoria della cronometro vede al comando Marco Pinotti dopo i primi due intermedi. Al traguardo invece per ora il miglior tempo è sempre quello di Geraint Thomas, con 14 secondi su Jesse Sergeant, 21 su Alex Rasmussen e 36 su Matej Botnar. Il migliore degli italiani per ora è Adriano Malori in nona posizione, 49 secondi il suo ritardo da Geraint Thomas. Ma ora tutti dobbiamo aspettare l'arrivo di Marco Pinotti. Eccolo qua inquadrato, ormai è nella parte conclusiva della sua prova, meno di 3 km alla conclusione per il bergamasco della BMC. Aveva il miglior tempo sia al primo che al secondo intermedio, una crono in crescendo da 12 secondi di vantaggio su Thomas al primo rilevamento a 26 secondi invece ai bastioni di Porta Nuova dopo 20,5 km. L'ultima vittoria di Marco Pinotti risale al 2010, quando riuscì ad imporsi nel campionato nazionale a cronometro. L'anno scorso sfiorò la vittoria di tappa, ma non a cronometro, ma vicino a casa sua, a San Pellegrino Terme, quando fu battuto da Eros Capecchi. E tra l'altro lo terminò con un bruttissimo infortunio il Giro dell'anno scorso, che pure era cominciato alla grande per Pinotti. Prima maglia rosa, così prestigiosa, così carica di significati nell'anno della celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, invece nella tappa di Macugnaga una bruttissima caduta, e poi in pratica la sua stagione finì lì. Un mese a letto, riuscì a recuperare per il campionato del mondo, dove riuscì a fare una bella prova. Convocato da Paolo Bettini quasi esclusivamente per la sua esperienza, ma non era certo al massimo della condizione. Ormai è in vista nello striscione dell'ultimo chilometro Marco Pinotti, corso Venezia. Ricordiamo che il tempo da battere è
sempre quello di Geraint Thomas, che ha fermato il cronometro su 33 minuti e 45 secondi ad una media di 50-133. E ci avviciniamo all'ultimo chilometro per Marco Pinotti. Adesso è in piazza San Babila. Mancano 1300 metri alla conclusione, la partenza dal Castello Sforzesco e poi l'arrivo qua in piazza del Duomo, dove stanno arrivando tantissimi tifosi. Si sta riempiendo la piazza per questa festa, una vera e propria festa del ciclismo, una grande giornata per Milano, fra l'altro nella domenica senza macchine, perché oggi è la giornata ecologica, domenica spasso, chiamata così, domenica con il giro. Farà sicuramente il miglior tempo alla lunga. Mancano 700 metri alla fine, dunque ancora un minuto e mezzo in pratica da gestire quando sta affrontando le ultime tre curve. Sono queste che mancano per concludere la propria crono a Marco Pinotti. Abbiamo visto anche perfetto nell'impostazione di questa curva, rischiando anche un bel po'. Esatto, ha preso qualche rischio, sicuramente il percorso lo conosce, avrà fatto una ricognizione questa mattina, adesso altre due curve, siamo ormai negli ultimi 350 metri, questa era l'ultima curva insidiosa. 300 metri ormai alla fine per Marco Pinotti, c'è ancora un'altra curva prima di arrivare, curva a sinistra prima di mettersi nel rettilineo conclusivo. Una grandissima prestazione per Marco Pinotti, e sarà davvero adesso un problema per tutti andare a battere questo tempo. Marco Pinotti che si rimette in posizione per le ultime pedalate, perché non vuole lasciare niente per strada. Primo Pinotti, 33.06, 51.117 addirittura la sua media, davvero un tempo eccezionale quello di Pinotti, che poi si volta subito per controllare il tempo. 33.06, media di superiore ai 51 km orari, e guardate un po', ha guadagnato ancora altri 13 secondi su Geraint Thomas, che adesso è dietro di 39 secondi. La nuova classifica provvisoria dunque cambia grazie, attenzione, a Pinotti. Intanto qua c'è un problema per Damiano Caruso, foratura per lui, non aveva grande ambizione di classifica, è certo nel giro della Liquiga Scannon finisce ancora con una giornata di sfortuna per Damiano Caruso. Tanto vediamo Larsson, l'intertempo al 20° chilometro, alto. Il secondo intermedio per lo svedese della Vacansoleil, Gustav Erik Larsson, il quinto tempo per lui, con il tempo di 24.45. Larsson che era settimo dopo il primo intermedio, dunque qualcosa ha recuperato. Andiamo a ricostruire il podio provvisorio di questa cronometro. In terza posizione troviamo un neozelandese, la sua squadra la Radio Shack, Jesse Sargent, e poi Geraint Thomas attualmente è in seconda posizione, Team Sky, 33.45 il suo tempo, un bel tempo, è stato il primo ad andare oltre il muro dei 50 km orari, però doveva ancora arrivare Marco Pinotti, che ha fatto davvero un bel capolavoro, 51 la sua media oraria, 33.06 per Pinotti. Penso che difficilmente qualcuno potrà superare questo tempo, ma staremo a vedere. Ho cronometrato l'ultimo chilometro, nonostante tutte quelle curve, ha impiegato per fare l'ultimo chilometro 1 minuto e 17 secondi e la media di 46.750. Abbiamo visto la partenza di Dario Cataldo, questo invece è il momento dell'incidente di Caruso, dove aveva già rischiato in precedenza anche Nelson Oliveira. Non è stata una foratura, è stata proprio una caduta per Damiano Caruso, per fortuna senza grandissime conseguenze. Bisogna fare attenzione a quella curva, perché un paio di corridori prima di Caruso già avevano rischiato, avevano rischiato grosso. Immagine adesso per Roman Kreuziger, una delle grandi delusioni di questo Giro d'Italia, nonostante la vittoria nella tappa dell'Alta di Pampeago. Andiamo adesso da Pier Giorgio Severini, da uno dei corridori che potevano essere protagonisti al Giro d'Italia, gli auguriamo di esserlo al Tour. Vincenzo Nibali, a te Pier Giorgio. Sì, è in borghese naturalmente, ma è sempre una attrattiva per il mondo del ciclismo, è venuto qua a salutare quest'ultima giornata. Allora, le cose in casa Liquigas non sono andate proprio magari come pensavate, Vincenzo.
Beh, intanto buon pomeriggio a tutti, sono contento di essere qui all'ultima tappa del Giro d'Italia. Per quanto riguarda la formazione Liquid Gascheno, i ragazzi hanno dato sicuramente il massimo fino alla fine, l'hanno dimostrato con queste dure giornate che sono passate, come quelle di ieri, dell'altro ieri, dall'inizio fino alla fine del giro. Poi purtroppo Ivan ha dato sempre il meglio di sé, in questi ultimi due giorni è mancato un pochino, però siamo tutti persone, le flessioni ci possono essere, anche io l'anno scorso la Vuelta, l'ultima settimana ho sofferto molto, comunque ci può stare. Vincenzo, a che punto è il tuo percorso di avvicinamento al Tour? Ma il mio percorso per ora sono molto tranquillo, sono tornato da California, una corsa molto bella. C'era una grande differenza di un fuso orario di 9 ore, quindi lì sono stato un po' difficile comunque leggere la corsa, ho faticato un poco, comunque c'è ancora tantissimo tempo per il Tour, la prossima gara sarà il Delfinato. Lì vi siete divertiti con Sagan, no? Sì, fortunatamente abbiamo trovato un Sagan subito pronto, in grande condizione, che ha fatto 5 vittorie, quindi strameritate, questo è, insomma, il suo talento dimostra sempre che è sempre presente alle gare, ecco. Senti, qui accanto a te c'è Marco Pinotti che ha fatto una grandissima prova, ecco, adesso intanto ci sta raggiungendo. Pinotti sicuramente come 2 anni fa, qui ha fatto segnare veramente un bellissimo tempo. Niente, a questo punto la parola a lui. Ok, no, allora, sì, prego. Pier Giorgio, scusa un secondo, così poi liberiamo Vincenzo Nibali, perché quello che tutti si domandano dopo la delusione di Ivan Basso al Giro d'Italia, chiaramente ce lo domandiamo anche noi, ma Basso andrà alla Tour per aiutare Vincenzo? Ma Ivan in questo momento sta pensando a finire oggi l'ultimo giorno del Giro, poi penserà a recuperare. E da lì sicuramente, dopo che faremo penso un raduno con la squadra, lì deciderà se partecipare al Tour de France o no, e questo deciderà da lui, dipenderà da lui. Ok, grazie a Vincenzo Nibali. Allora Marco Pinotti adesso entra in collegamento con noi anche con l'auricolare. Marco, un 33.06 fantastico, quasi un minuto a tutti gli altri, una prova che ti sappiamo molto scrupoloso sei, quindi una prova che avrai programmato metro dopo metro. Ma se posso dire, è un anno che aspettavo di fare questa prova. L'anno scorso ho lasciato il giro in barella, e quindi aspettiamo un po' prima di festeggiare, perché devo levare magari l'Asson che 2 anni fa mi ha battuto. Allora forse penso che il più pericoloso sia De Gein, perché la condizione che ha mostrato ieri, poi la farà sicuramente tutta per cercare magari che si possono fare distacchi superiori al minuto, quindi non è detta l'ultima parola neanche per lui per la vittoria finale del Giro d'Italia. Allora c'è in ballo la tua vittoria di tappa, un percorso abbiamo detto veloce ma anche tecnico, secondo te c'è un punto proprio particolare dove potrà decidersi questa cronometro e di conseguenza probabilmente anche il giro? Ma per me mi è sembrata più veloce la prima parte, perché è quella dove i rettilinei sono più lunghi, e mentre la seconda ci sono alcune curve e poi del pavé che rallentano un po' l'azione. Magari in corridori un pochino più pesanti sono favoriti che riescono a mantenere la bicicletta sul pavé, sul balsamino. Quindi per questo voglio vedere traversone. Cioè, ma anche la mobilità non è sicuramente. Mi ascolta Marco, prego. Volevo fare una domanda a Marco Pinotti, dal momento che è un corridore esperto, uno dei più esperti del gruppo, ma un corridore come Joaquin Rodriguez, scalatore, su un percorso del genere può conservare quei 30 secondi? A mio modo di vedere no, perché è un percorso dove contano la potenza, ma sulla aerodinamica. Lui ha una buona posizione, secondo me, però 30 km, io penso che un paio di secondi al chilometro li possa pagare rispetto a corridori come Escedal e come De Gein, che hanno dimostrato di essere tra i migliori al mondo in questo tipo di prove. E allora Marco, visto che sei un grandissimo specialista, facendo un altro calcolo invece, De Gein a tuo avviso può recuperare 1.47 a Escedal? No, secondo me rispetto a Escedal no, però può recuperare magari anche 2 minuti rispetto a Rodriguez, se De Gein avesse il morale, la giornata che ha avuto ieri Rodriguez, magari la giornata negativa,
però conoscendo, diciamo, io ho avuto un direttore sportivo Piva, so che è capace di far saltarti, di farti saltare sulla bicicletta. Scusa Marco, un secondo, sì, un attimo, perché è arrivato Gustav Erik Larsson, quinto tempo per Larsson, dunque anche te puoi tirare un sospiro di sollievo, perché era un avversario estremamente pericoloso, nonostante fosse indietro già gli altri intermedi. Larsson, quinto tempo per lui, 34 e 20. Si ricorderà di 2 anni fa, quando sì, Larsson lo batté di 2 secondi. Infatti avete detto l'intertempo era avanti, però so che Larsson nelle curve si butta come un kamikaze, come ha fatto 2 anni fa, e quindi sono contento che è rimasto dietro, ecco. Poi sapevo che le ultime tappe vedevo che cercava di recuperare energie come ho fatto io, quindi puntava anche lui su questo cronometro sicuramente. Grazie Marco, adesso devi andare a scrivere, perché domani c'è il tuo commento come ogni giorno sull'Eco di Bergamo, e quindi dovremo vedere quel che scriverà. Pozzovivo intanto è nella zona di partenza, siamo già con i primi, con la parte alta della classifica generale. Noi adesso ci fermiamo per un break pubblicitario, pausa dal Giro d'Italia. Con la Ceno, qualità definitivo per Pozzovivo, che poteva essere l'uomo nell'ultima settimana in grado davvero di far saltare il banco, comunque di rimescolare le carte per la vittoria finale. Alla con la Ceno ha staccato tutti, nessuno, in base a quello che abbiamo sentito, aveva la forza di seguirlo. Poi la crisi nella tappa di Piani di Resinelli per il freddo e la pioggia, e anche ieri un po' in difficoltà. Poteva almeno, sembrava che potesse lottare per una posizione dei primi 5, invece dovrà difendere il suo 8º posto Danieve, che in classifica ha qualche secondo di ritardo da lui. Tanto la 12ª posizione all'intermedio per Christian Van de Velde, uno degli uomini più importanti in supporto di Ryder Esiedal. Ormai ci stiamo avvicinando davvero alle posizioni che valgono poi la classifica definitiva del Giro d'Italia. È già partito anche Rigoberto Urán, che è il leader della classifica riservata ai giovani, indossa la maglia bianca. Questo invece è Dario Cataldo, rimasto deluso per non essere riuscito ad entrare nei 10. L'anno scorso 12esimo anche quest'anno, la speranza era di entrare nei primi 10, non c'è riuscito, perché l'11esimo è troppo lontano in classifica. Damiano Cunego, secondo posto ieri nella tappa regina, quella dello Stelvio, a 56 secondi da Thomas De Gendt. La sua partenza dalla Castello Sforzesco, Damiano Cunego che è sesto in classifica generale con 3.43 di ritardo da Rodriguez, da recuperare 25 secondi in classifica a Ivan Basso, potrebbe anche scavalcarlo. Andiamo da Pier Giorgio Severini, che è con il CT azzurro. Paolo Bettini, a te. Francesco, non ancora, ti chiedo un attimo di pazienza, poi quando sarà con noi ti richiederò la linea. Perfetto, attendiamo dunque che tu ci chieda la linea, e allora adesso dobbiamo assolutamente fare dei ringraziamenti, anzi li fa per noi la professora Enrico Fagnani, che è la responsabile del servizio di radio informazioni, perché i colleghi che hanno operato in questi giorni in corsa sono stati preziosissimi per noi, professore. Grazie di questa opportunità di ringraziare tutti i componenti dell'equipe di Radio Informazioni della Federazione Ciclistica Italiana per l'impegno, la grande passione, la grande professionalità che hanno messo in questa avventura del Giro d'Italia anche questa volta. Grazie a Daniele Reggiori e Federico Roganti, che sono le moto in corsa, sullo studio mobile Virgilio Rossi, Gianni Seghetti e Isabella Negri, che traduce la voce in francese e in inglese di Radio Corsa, e anche poi ai ponti Sergio Mometti, Giordano Rossi e Simone Coppe al traguardo. Grazie a tutti e un arrivederci al giro del prossimo anno. Tutti coordinati dal professor Enrico Fagnani, e a lui va il nostro davvero sincero sul serio ringraziamento. Ivan Basso è pronto sulla pedana del Castello Sforzesco. Ivan Basso sta per cominciare la cronometro che non si aspettava. Questa non era l'ultima giornata che aveva immaginato Ivan Basso, Davide. Sperava e pensava di vincerlo questo Giro d'Italia, e sarebbe stato il terzo per lui. Ivan Basso ha corso come avesse sempre avuto la maglia rosa, sempre i compagni di squadra davanti, non è mai caduto, non ha mai perso secondi per colpa di cadute o di vari incidenti. È mancato nelle ultime 2 tappe, quelle a lui più congeniali. L'anno scorso
al Tour non è riuscito a far classifica come voleva, così è stato anche quest'anno. Dovrebbe andare al Tour per aiutare Vincenzo Nibali. Amare il Giro significa rispettarlo e onorarlo fino all'ultima tappa, così ha detto ieri Ivan Basso, che vuol pensare già al domani, e adesso bisognerà capire appunto quale sarà il domani di Ivan Basso, non solo in questa stagione. Andiamo adesso da Pier Giorgio Severini, dovrebbe essere con te Paolo Bettini, a te. Sì, adesso c'è per davvero. Allora, prima l'abbiamo perso perché il motivo era più che importante, l'abbiamo visto parlare fitto fitto con Vincenzo Nibali, adesso ovviamente gli chiediamo che cosa si sono detti. Ma l'ho visto, non potevo non salutarlo, cosa ci siamo detti? No, organizzazione dei prossimi giorni, sono in programma le visite preolimpiche, lui è uno di quelli che passerà da Roma. E scambio di opinioni e di idee e soprattutto organizzazione per questo, niente di che. Paolo, un pronostico su questa crono, cominciando ovviamente da Pinotti che ha fatto un gran tempo. Ma più che pronostico io la fermerei qui, va benissimo. No, complimenti alla prova di Marco, la dimostrazione che la determinazione e la professionalità pagano sempre. Io ci avevo parlato durante questo giro già qualche tempo fa, quando era ancora in odore di classifica, mi ha detto: io so che Milano la crono sarà molto importante, ma se le gambe mi terranno non voglio mollare, perché voglio tentare di fare classifica per quello che potrò. Se poi rimarrò staccato tirerò i remi in barca e il mio obiettivo diventerà la cronometro di Milano. Ha fatto tutto lui, pertanto complimenti, speriamo che il tempo che è riuscito a fare rimanga fino in fondo, sarebbe importante. Intanto è partito da Ghent, un'ultima cosa poi ti liberiamo. Torniamo a ieri, un piccolo passo indietro. Allora, si è molto parlato di quel Cunego che volava al secondo posto e Scarponi che dietro cercava in tutti i modi di andare a mettere qualche secondo di vantaggio. Che cosa avresti fatto tu? Ma per come era la situazione, credo che fermare Damiano in quel momento non sarebbe servito a niente. Io credo invece che avete parlato di De Gent, che è appena partito dalla crono, la dimostrazione che quando si pianificano degli attacchi seri lo hanno dimostrato loro. Lui è attaccato sul Mortirolo, della serie Olavao la spacca, ha trovato in valle Carrara e non credo che l'abbia trovato per caso, gli ha fatto un grande lavoro e poi lui ha finalizzato. Quella è stata un'azione vera e pianificata, e non sempre vanno bene, però quando vanno come sono andate a loro portano risultati. Magari se Scarponi aveva la gamba o l'intuito di attaccare magari alle gallerie dello Stelvio giù in basso osando qualcosa, a quel punto magari serviva fermare Cunego, ma su in alto non serviva più niente. Francesco e Davide, grazie, un saluto a Paolo Bettini. Stiamo avvicinando sempre di più all'appuntamento olimpico di Londra, ma adesso dobbiamo seguire la prova di Thomas De Gendt, un'azione programmata, un'azione pianificata, quella della Belga, della Fiammingo, della Vacansoleil, proprio nella tappa regina del Giro, quella dello Stelvio. Lui si è sempre allenato in altura, proprio sullo Stelvio, una salita che conosce alla perfezione, una salita sulla quale ha pedalato fin dai tempi da quando era juniores. Da 6 anni si reca al passo dello Stelvio per fare l'altura, quindi la conosceva meglio di qualsiasi altro la salita, ma la cosa incredibile è proprio il coraggio che ha dimostrato ieri. Corridore che è calato 4 kg rispetto all'anno scorso, e parlando con i cronisti belgi mi hanno riferito che fisicamente è fortissimo, solo che ogni tanto si perde per strada. De Gendt ha 27 secondi da recuperare in classifica generale a Michele Scarponi per andare sul podio. È partito il marchigiano numero 1, un pesantissimo numero 1 che si è portato sulle spalle in questo Giro d'Italia dopo la squalifica l'anno scorso di Alberto Contador, che invece sulla strada lo aveva conquistato il Giro 2011. Rischia di perdere il terzo posto, Scarponi deve difendersi da Thomas De Gendt che lo scorso anno arrivò quarto nella crono conclusiva della Tour de France.
Probabilmente sarà difficile riaprire la classifica per la vittoria di tappa. Ricordiamo che al comando c'è sempre Marco Pinotti con il tempo di 33.06, però adesso bisogna tenere d'occhio la classifica generale, anche se Thomas De Gendt è un uomo che a cronometro va e va molto forte. Altissimo il tempo di John Gadret, che non è riuscito a ripetere le ottime cose fatte vedere l'anno scorso proprio sulle strade del Giro, ma noi adesso andiamo in corsa con Paolo Savoldelli che sta seguendo proprio De Gendt. A te. Buon pomeriggio a tutti dalla Motocronaca 2 guidata da Alessandro Valeri. Sono proprio alle spalle di De Gendt, il vincitore della tappa di ieri, partito subito con un lungo rapporto, messo molto bene in bicicletta, hanno lavorato parecchio anche loro in galleria del vento quest'inverno, sta spingendo, è una sua caratteristica, spinge il lungo rapporto, molto potente. Siamo su un rettilineo adesso e sta viaggiando a 52-53 all'ora. Avevo seguito Tyler Finney in precedenza, Tyler Finney pedalava più agile e non riusciva, diciamo, a fare una gran velocità. Difficile capire la differenza, ma sicuramente una caratteristica di questo corridore è la potenza. Come ho già detto ieri, mi ricorda molto Jan Ullrich, non si scompone e ha proprio un sacco di forza. Capisci già da come spinge sui pedali, sembra che gli dia i calci. E anche in questo momento, in questo lungo rettilineo, riesce a tenere una velocità costante molto elevata. Sembra anche molto bravo in curva. A voi. Grazie Paolo, e questo dovrebbe essere davvero Paolo Savoldelli e non l'imitatore Simone Ponzi. Intanto è partito anche Ryder Esiedal. Discreto il tempo di Christian Van de Velde, che arriva con il tempo di 34.42, 14esima posizione per lo statunitense, compagno di squadra proprio di Ryder Esiedal. Allora, un occhio alla classifica generale. Esiedal, ricordiamo che ha 31 secondi di ritardo su Rodriguez, ha 1 minuto e 20 di vantaggio su Scarponi, 1.47 di vantaggio su Thomas De Gendt. È tra questi quattro che si gioca il podio del Giro d'Italia. L'inquadratura ora invece è per Damiano Cunego, nel suo mirino c'è Ivan Basso, deve recuperare al Varesino 25 secondi per scavalcarlo nella classifica e andare al quinto posto. Michele Scarponi sta perdendo 4 secondi su Thomas De Gendt in questo momento, quindi è partito più veloce De Gendt rispetto a Michele Scarponi. Eccolo qua Michele Scarponi. Classifica generale che vede sempre Marco Pinotti davanti a tutti con 39 secondi di vantaggio su Geraint Thomas, 53 su Jesse Sergeant, 1 minuto su Rasmussen, 1.14 su Larsson. Deve partire solo un corridore, la maglia rosa. Joachim Rodriguez non è uno specialista delle prove contro il tempo. Ieri l'ultimo attacco negli 800 metri conclusivi dell'ascesa ai 2757 metri dello Stelvio per andare a rosicchiare altri 14 secondi a Ryder Esiedal. Adesso ne ha 31 di vantaggio sulla canadese nella classifica generale. Basteranno, in molti credono di no. Parte tutto vestito di rosa. Joachim Rodriguez, dunque, si sono concluse con la maglia rosa le partenze dal Castello Sforzesco e noi torniamo in corsa con Andrea De Luca. Stiamo seguendo Ryder Esiedal, adesso sta viaggiando a 52 km all'ora, siamo in viale di Porta Vercellina, ha affrontato molto bene le curve che portano proprio verso Piazza Conciliazione, le prime curve, tra l'altro due anche in discesa, traiettoria perfetta per Ryder Esiedal. Una curiosità, la sua ammiraglia ha montato un megafono sul tetto e incita il corridore canadese proprio attraverso il megafono. Tra l'altro abbiamo seguito anche la preparazione sua e di Rodriguez prima della partenza della cronometro. Ryder Esiedal molto nervoso, lui e Scarponi erano i corridori più nervosi lì in partenza, più tranquillo sembrava Rodriguez, mentre invece il canadese, che è salito in bicicletta solo proprio un minuto prima di partire, continuava a fare stretching tenendo la bicicletta in mano e stando in piedi. A voi la linea. Grazie, grazie Andrea, lo stiamo seguendo adesso anche con le immagini. Ryder Esiedal, dopo 3 minuti e mezzo, Esiedal ha 3 secondi di vantaggio nei confronti di Thomas De Gendt. Dunque Esiedal che sta facendo meglio del
belga della Vacansoleil, dovremo anche tener conto chiaramente di quanto hanno speso nella tappa di ieri, perché è stata una lunghissima fuga quella di Thomas De Gent, anche se dobbiamo dire che nel finale Esiedal non ha potuto risparmiare granché, no? Perché quando è rimasto da solo senza compagni di squadra è stato lui che ha dovuto prendersi la responsabilità di stare davanti a fare il ritmo, perché nessuno ovviamente gli dava una mano degli altri uomini di classifica. 92-93 pedalata al minuto per De Gent, un po' troppo duro, forse non è riuscito a recuperare dallo sforzo di ieri. Impeccabile invece Esiedal, andremo adesso a vedere la reazione e questa cronometro della maglia rosa. Joachim Rodriguez intanto pozzo vivo al primo intermedio, ha 6 secondi di vantaggio su Rigoberto Urán. Ricordiamo che in classifica generale ci sono 2 secondi a separare i due. Michele Scarponi pedala abbastanza agile, mi sembra che stia pedalando bene Michele Scarponi, in altre occasioni l'abbiamo visto duro, fin troppo dura la sua pedalata, mentre dalle immagini precedenti abbiamo visto un Esiedal impeccabile, continuava a pedalare nonostante la curva, vuol dire che ha studiato molto bene questo percorso. 31 secondi deve recuperare Esiedal su Rodriguez, a 1 minuto e 20 di vantaggio su Scarponi, 1.47 di vantaggio su Thomas De Gent. Questi sono i numeri che ci devono accompagnare lungo i 28 km della cronometro conclusiva qua a Milano. Prima di arrivare con gli uomini di classifica all'intermedio ci fermiamo per un break pubblicitario, pausa dunque dal giro. Dopo 3 settimane prendendo veramente tanti rischi e tanta fatica, quindi questi 4 quadratini per me sono micidiali, sono bravissimi tutti e 4 e se la stanno giocando, si stanno giocando il Giro d'Italia. Poi per il resto oggi, parlando un po' con questo, con quell'altro, corridori, sono strafelice di aver potuto parlare e stringere la mano a tanti corridori che sono qua a Milano. Questo è Alan Piper, direttore sportivo Garmin Barracuda, 31 secondi, è un margine ragionevole sicuramente su cui essere anche ottimisti, ma Ryder deve essere al top delle sue possibilità. Abbiamo visto in passato che insomma ci sono anche inconvenienti in una gara del genere, dobbiamo stare molto concentrati. Normalmente un secondo ogni chilometro potrebbe essere anche guadagnato da Ryder, ma Rodriguez ha la maglia e questo lo rende sicuramente più forte. Ryder però ha molta fiducia, è in un'ottima forma, abbiamo visto come si è riscaldato, è molto concentrato, è motivato e molto calmo, quindi credo che farà una buona prova quest'oggi. Intanto vediamo Damiano Cuneo, in questo momento al passaggio degli 11 km 700, vi ricordiamo, perché certo ricordiamo la... E io le sono caduto sopra, addosso. Specifici e immagini. Di oggi mi piacerebbe più coronare una festa. Una Provercelli che a mio avviso sta di... My website, prova la grazia. Critici, però oggi io non riesco, devo essere sincero. Saluto ancora Carlo, che è più ermetico di quanto io lo sia, comunque è un piacere insomma interloquire con voi. Continuate pure se volete insomma a postare e perdonateci se oggi insomma non affrontiamo volentieri magari discorsi confronti ai corridori, perché insomma dopo 3 settimane credo che chi finisca un grande giro abbia anche diritto a qualche parola gentile. Poi le gare sportive uno vince, ma per ognuno che vince ce ne sono altri 200 che perdono, questo è scontato, quindi non vorrei insomma eccedere, ecco, non vorrei eccedere nelle critiche, non mi sembrerebbe insomma generoso nei confronti dei corridori che sono 3 settimane che pedalano. Vediamo Ryder Esiedal, seguiamo ovviamente il suo duello con Rodriguez e l'incognita De Gent. Ancora quasi 5 minuti e poi avremo l'intermedio di Ryder Esiedal, il primo rilevamento cronometrico di Ryder Esiedal, mentre arriva all'undicesimo chilometro 700 metri Ivan Basso, vediamo un po' il suo tempo, 20.14 e 24, 56 secondi di ritardo da Marco Pinotti, però è un tempo migliore rispetto a quello di Damiano Cunego, 4 secondi di vantaggio rispetto a Cunego per Ivan Basso, che deve difendere a questo punto la quinta posizione in classifica.
Torniamo da De Luca. Siamo sempre dietro Ryder Esedal, allora la sua ammiraglia dal megafono ogni volta che c'è una curva da affrontare gli spiega qual è la curva, tipo un navigatore nei rally, gli dice anche di come prenderla, stai largo, gli diceva alla curva prima dietro il Vigorelli, stai largo, lui è bravissimo però, perché è perfetto, sfrutta ogni centimetro dell'asfalto, si vede che sta andando in bicicletta questo ragazzo, sempre finora ha fatto tutte le curve pedalando, sempre in posizione aerodinamica e non ha sbagliato ancora una traiettoria. A voi la linea. Grazie Andrea, l'abbiamo vista anche in un paio di occasioni rischiare un bel po', però davvero non ha mai sbagliato traiettoria, sono sempre state perfette le curve disegnate da Ryder Esedal, uno che viene dalla mountain bike. Tre volte secondo in tre campionati del mondo in mountain bike, si sta giocando il Giro d'Italia, la svolta di una carriera dove di vittorie ne ha ottenute poche, solamente due. Thomas De Gendt intanto si sta avvicinando all'intermedio, dunque andiamo a vedere al primo rilevamento cronometrico il tempo di Thomas De Gendt, siamo intorno ai 14 minuti, 13 e 56 per la precisione, vale la quinta posizione, ma siamo soltanto a un terzo del cronometro, 13 e 56 il tempo di De Gendt. Paolo Savoldelli, torniamo in corsa. Sono sempre alle spalle di De Gendt, molto degnoso la sua pedalata, specialmente nei primi chilometri, sembra che stia migliorando un po' la sua azione, prima andava veramente troppo duro, si sta intestardendo sui lunghi rapporti, sta spingendo veramente forte. L'unica cosa che mi sembra non riesca a fare un'altissima velocità e dovrebbe forse usare un dente in meno. Velocità costante intorno ai 52-53 km orari, adesso che stiamo tornando il vento un po' più a favore si sta stabilizzando intorno ai 55 km orari. A voi la linea. Grazie Paolo, pochi secondi e avremo il tempo, il primo tempo di Scarponi e dunque la possibilità anche di poter fare un raffronto ufficiale con Thomas De Gendt. Attualmente Scarponi è sul terzo gradino del podio a 27 secondi di vantaggio in classifica generale sul belga della Vacansoleil. Il tempo di De Gendt all'intermedio 13.56, andiamo a vedere ora Scarponi. Intanto 13 secondi di vantaggio per Esedal nei confronti della maglia rosa. Attenzione, sta andando molto più veloce il canadese nei confronti dello spagnolo. In video invece vediamo il confronto, il testa a testa tra De Gendt e Scarponi. Lo attendiamo al rilevamento cronometrico, Michele Scarponi, dove c'è la rotatoria, in pratica l'inversione nel senso di marcia in via Gallarate. Sta per arrivare all'intertempo con... sembra abbastanza indietro Michele Scarponi, sembra abbastanza indietro. Almeno rispetto a De Gendt, 13.56 il tempo del belga, andiamo a vedere Scarponi. Quanto paga? Rischia la terza posizione. Era molto nervoso questa mattina Michele. 14.07, dunque 11 secondi, ha perso 11 secondi, in pratica un secondo al chilometro. Un secondo al chilometro nella prima parte rispetto a De Gendt. Ricordiamo che sono 27 i secondi che separano i due in classifica generale. Esatto, ne perde uno al chilometro, ne perde uno al chilometro, uno al cronometro che è di 28 chilometri. Siamo lì. Se la giocano, se la giocano lì per salire sul podio. Sul filo dei secondi, come se la giocano sul filo dei secondi Ryder Esedal e Joachim Rodriguez per un posto molto più importante, il primo e il secondo. Mai un canadese ha vinto il Giro d'Italia. Sta accarezzando questo sogno Ryder Esedal. E nell'inquadratura in alto, questo invece a schermo intero, Joachim Rodriguez ha vinto due tappe, ha saputo gestire con grande intelligenza tattica, che dobbiamo dire, il suo Giro d'Italia. Intanto vedete il raffronto tra De Gendt e Rodriguez, 18 secondi in questo momento. De Gendt che dovrebbe recuperare 1 minuto e 47 a Joachim Rodriguez. Sono tanti. Scusa, 1.47 a Esedal, 2.18 invece quelli che deve recuperare a Rodriguez. Tanti, troppi.
Ricordiamo che la Vacan Soleil nella cronometro a squadre ha perso 1 minuto e 10 secondi nei confronti della Garmin e 1,5 nei confronti della Katiuscia. Ryder Ezedal si sta avvicinando all'intertempo, 13,56 era il tempo di De Gendt, 13,55 quello di Ezedal, dunque in pratica lo stesso tempo, c'è solo un secondo di differenza tra De Gendt e Ezedal, che dunque si sta difendendo alla grandissima, anzi sta facendo meglio, solo di un secondo, ma sta facendo meglio di Thomas De Gendt. E ora aspettiamo l'intermedio di Joachim Rodriguez, così avremo un quadro completo dopo 11 km e 700 metri. Intanto in Piazza del Duomo sta per concludere Dario Cataldo la sua prova con un discreto tempo per Cataldo, undicesima posizione, 34 e 11 il suo tempo alla fine. Andando molto forte Ezedal, non altrettanto forte Joachim Rodriguez, lo vedete in punta di sella, in difficoltà, lo sapevamo che questa non è la sua specialità, 30 secondi sono pochi in una cronometro di 28 km. 13,55 è stato all'intermedio il tempo di Ryder Ezedal, sta per arrivare alla rotatoria di Via Gallarate anche Joachim Rodriguez. Deve difendere un vantaggio davvero minimo di 31 secondi. Torniamo da Savoldelli che sta sempre seguendo De Gendt, a te. Continua sempre nella sua azione De Gendt, lungo rapporto, continua a spingere nei lunghi rettilinei dove riesce a dare il meglio di sé, non cala mai la velocità, ha sempre una velocità costante, affronta una curva in questo momento verso sinistra, si alza e rilancia subito la velocità senza cambiare rapporto, è in grado di spingere un lungo rapporto e anche quando si alza in piedi riesce subito a riportare su la velocità. È un po' appesantita la sua azione secondo me proprio per il fatto della fuga di ieri. A voi. Grazie Paolo, intanto stiamo per riprendere anche su Rai Sport 2. Sono partiti tutti e manca soltanto Joachim Rodriguez, la maglia rosa, per avere il quadro completo della situazione al primo intermedio dopo 11 km e 700 metri. Nella testa a testa per la maglia rosa dobbiamo considerare Ryder Ezedal e Rodriguez. Il tempo del canadese dopo al primo rilevamento cronometrico era di 13,55. Vediamo adesso con Joachim Rodriguez, 14,24. Sta perdendo dunque la bellezza di 29 secondi da Ezedal, che in classifica generale ha un ritardo di 31 secondi, dunque in pratica ha già annullato quasi tutto lo svantaggio, diciamo tutto lo svantaggio dopo 11 km. E Ezedal a questo punto sta già sentendo odore di maglia rosa, praticamente adesso hanno lo stesso tempo, ma di chilometri ne mancano ancora tanti. Sta andando davvero forte Ryder Ezedal, non sta andando forte invece Joachim Rodriguez. Torniamo da Andrea De Luca mentre sta arrivando al traguardo Enao, vai Andrea. Allora, l'abilità di fare le curve si è compresa subito di Ryder Ezedal, anche le difficili chicane che abbiamo affrontato poco fa, ha sfruttato ogni centimetro dell'asfalto. Adesso l'ammiraglio ha appena saputo il tempo di Joachim Rodriguez, dal megafono sono partiti incitamenti e gli hanno detto che stava guadagnando, che era in vantaggio. Velocità adesso sempre superiore ai 50 all'ora, ha incontrato prima un po' di vento contro, è sceso ai 48, adesso è costantemente sui 52, in questo momento grazie a un po' di discesa sta pedalando a 53 km orari, sempre composto, pulito, molto lucido, ha evitato buche e tombini. Dall'ammiraglia gli dicono sempre le indicazioni su quale sia la traiettoria migliore da affrontare prima delle curve, ma anche durante il rettilineo, magari di stare coperto, come è accaduto qualche chilometro fa, di stare coperto e più vicino al muretto. A voi linea. In questo momento il ritardo è di 31 secondi. Dunque in questo preciso istante sono pari in classifica generale, però mancano ancora 15 km e sono davvero tanti. Tantissimi. Era il favorito e sta mantenendo le premesse.
è nell'inquadratura sopra Ryder Esiedal, numero 95, questo è il suo dorsale, maglia della Garmin Barracuda. Sotto invece Joachim Rodriguez, ci diceva giustamente Andrea De Luca della capacità di Esiedal nel disegnare le traiettorie. Proprio in quel momento Nazareno Balane ci stava mostrando una curva di Joachim Rodriguez che proprio non era impeccabile. Impeccabile invece è proprio Ryder Esiedal, sfiora i marciapiedi, non smette quasi mai di pedalare. Qui invece siamo sul corridore fiammingo Thomas De Gendt, che non è riuscito, almeno nella prima parte di questa cronometro, a reinserirsi come poteva anche qualcuno aspettarsi nella lotta per la vittoria finale. A questo punto il suo obiettivo è quello di salire sul podio e dunque di andare a recuperare i 27 secondi che aveva di ritardo in classifica rispetto a Scarponi. 25-22 intanto il tempo di passo al secondo intermedio, dunque sta aumentando il proprio vantaggio nei confronti di Damiano Cunego, dunque sta consolidando per ora almeno la sua quinta posizione in classifica in ambasso. Certo, un risultato che non può essere soddisfacente per il varesino della Liquigas. Il giro in questo momento è di Ryder Esiedal. Confronto di stacco in tempo reale infatti tra la canadese sulla sinistra e la maglia rosa di Joachim Rodriguez. 33 secondi avanti Ryder Esiedal. Mentre De Gendt sta cercando di portare via il terzo posto a Michele Scarponi. Sarà proprio Thomas De Gendt l'eroe, il grandissimo protagonista del tappone di ieri con l'arrivo sullo Steglio e la prossima ad arrivare al secondo intermedio, quello dopo 20 km e 500 metri con l'inquadratura. Adesso invece siamo su Michele Scarponi. L'anno scorso chiuse il Giro d'Italia qua in Piazza del Duomo indossando la maglia rossa. Seconda posizione sul podio per Michele Scarponi, diventato poi primo posto e numero uno dunque da esibire in questo Giro d'Italia dopo la squalifica di Alberto Contadora. Torniamo da De Luca. Ryder Esiedal ha appena imboccato Corso Sempione, ha affrontato due curve in cui aveva dovuto smettere di pedalare, allora subito dopo ha rilanciato l'azione alzandosi sui pedali. Tra l'altro ha straordinaria capacità di guidare la bicicletta di questo ragazzo, si è avuta prima in piazza Damiano Chiesa quando aveva sbagliato leggermente la traiettoria di impostazione della bicicletta, allora si è piegato, ha riallargato la curva per poi stringere al cordolo. E Cassani può ben spiegare quanto sia difficile fare un'operazione del genere con le bici da cronometro che sono molto rigide. A voi la linea. Grazie Andrea, intanto vediamo l'intermedio, il secondo intermedio di Thomas De Gendt. 24:32 il tempo per il belga della Vacansoleil, tra l'altro è il quarto tempo all'intermedio, questo dunque probabilmente sta recuperando un po', probabilmente ha trovato il ritmo Thomas De Gendt. Aspettiamo adesso il secondo intermedio Michele Scarponi, prima però andiamo in regia da Silvio Martinello. Grazie Francesco per farvi vedere Ryder Esiedal lanciato verso la conquista del Giro d'Italia, ma deve stare attento, guardate cosa è accaduto qualche curva fa, prego Alessandro Carusi di partire con le immagini. Intanto pedala a volte con le gambe aperte, probabilmente qualche problema al soprassella, guardate quanto ha rischiato in questa curva. Quindi è avviato alla conquista del Giro, ma deve fare attenzione perché la situazione può cambiare anche a causa di qualche incidente. A te la linea. In questo momento 38 secondi di vantaggio per Esiedal nei confronti di Joachim Rodriguez. E qua stiamo vedendo davvero bellissima questa inquadratura, la doppia inquadratura per vedere proprio la differenza, l'impostazione della stessa curva da parte di De Gendt che era sulla destra, di Esiedal che era sulla destra e di Rodriguez che era nel riquadro di sinistra. Ivan Basso sta cercando di difendere e dovrebbe riuscirci la quinta posizione della generale. Torniamo invece con le immagini su Joachim Rodriguez, questa curva l'ha impostata bene lo spagnolo. Secondo intermedio per Michele Scarponi, lui deve pensare a difendere il podio. 25:04 il suo tempo, 25:04, dunque sta perdendo 28:32 secondi, giusto? Sta perdendo 32 secondi da De Gendt. Ha perso in questo momento la terza posizione della generale.
Arriva al traguardo Domenico Pozzovivo con il tempo di 35-27, 33esima posizione, 35-27 il tempo di Domenico Pozzovivo. Niente da fare, Joachim Rodriguez ha indossato per tanti giorni la maglia rosa, ma sta perdendo questo Giro d'Italia. C'è stato un doppio passaggio al comando della classifica, no? Un doppio passaggio di testimone al comando della classifica. Rodriguez, Esiedal, di nuovo Rodriguez in maglia rosa e adesso chissà che se la riprenda, che se la possa riprendere proprio Ryder Esiedal, che attualmente ha 41 secondi di vantaggio sullo spagnolo. Ancora qualche rischio affrontando questa curva non su asfalto, Ryder Esiedal. Torniamo da Savoldelli un attimo Paolo, per vedere l'intermedio, per vedere l'intermedio del canadese. Sta andando comunque forte, non soltanto per la classifica generale, ma anche proprio per la classifica della tappa, anche se davanti a tutti c'è sempre Marco Pinotti. Il tempo di Esiedal, 24 e 32, dunque sta andando davvero molto molto bene il canadese. Andiamo da Paolo Savoldelli, a te. Sta andando sempre meglio, De Gendt continua a spingere, c'era uno strappettino che ha superato alzandosi in piedi, rilanciando bene la velocità, sta raggiungendo adesso il cartello che indica 4 km all'arrivo, sta viaggiando a 53-54 km orari, non pedala più così duro, spinge sempre forte ma riesce a rilanciare un po' meglio la bicicletta. La prima parte è stata per lui quella più difficile, vedendolo adesso sta andando meglio. A voi. Grazie Paolo, intanto... Hanno lo stesso tempo al secondo intermedio Esiedal e De Gendt, dunque per la vittoria del Giro d'Italia non impensierisce più, a questo punto lo possiamo dire ufficialmente, De Gendt, che comunque ha la possibilità di salire sul podio. Torniamo da Silvio Martinello. Sì Francesco, per farvi vedere ancora una volta i rischi abbiamo visto che ha avuto in qualche curva, mentre attendiamo un attimo l'arrivo di Uran, Rigoberto Uran, la maglia bianca del Giro d'Italia, che va a terminare molto lontano dai primi, vedete il suo tempo molto alto, intorno alla 45esima posizione per il colombiano, che si è reso protagonista comunque di un ottimo giro. Andiamo con, vedete che sfrutta in questo tratto in pavé proprio anche la riga gialla per sfruttare la scorrevolezza di quel tratto e per sentire meno le sollecitazioni che arrivano appunto dal pavé, dal sottolato che ha affrontato in alcuni punti appunto di questo cronometro. A voi la linea. Grazie Silvio, la stazione centrale intanto di Milano, dunque la capacità di saperla preparare una cronometro e Davide anche la lucidità per interpretarla sfruttando il minimo dettaglio. Ha preso rischi, ha studiato metro per metro questo percorso e a questo punto il vantaggio è di 44 secondi. Via Solferino, sulla destra il palazzo storico che ospita appunto la sede del Corriere della Sera. E aspettiamo ora l'intermedio di Rodriguez, quello di Esiedal era di 24 e 32, e qua rischia davvero di naufragare, dunque non di essere lontanissimo dalla canadese Rodriguez, oltre i 25 minuti e 15 secondi, 24 e 32 quello di Ryder Esiedal, 25 e 16 invece il tempo di Rodriguez, 25 e 16. 44 secondi attualmente è il ritardo di Rodriguez da Ryder Esiedal. Niente da fare per Joachim Rodriguez, dovrebbe arrivare secondo in questo Giro d'Italia, e per il canadese Ryder Esiedal gli ultimi chilometri di un Giro d'Italia che nessuno avrebbe detto. 35-43 intanto il tempo di Damiano Cunego al traguardo. Andiamo da De Luca.
Hanno appena comunicato il vantaggio a Rider Esi dal megafono, poi hold up, stai alto con la frequenza di pedalata, cosa che ha sempre fatto adesso in discesa dai bastioni di Porta Venezia, ha pennellato anche la curva di fronte alla stazione centrale in maniera perfetta, addirittura nei primi chilometri l'abbiamo visto anche passare sopra i piedi delle transenne, talmente prendeva tutta la sede stradale. A voi la linea, noi ci fermiamo per seguire Rodriguez adesso. Grazie Andrea, intanto in vista dell'ultimo chilometro, del cartello dell'ultimo chilometro, Thomas De Gendt, ormai invece le ultime curve per Ivan Basso, staremo insieme su Rai Sport 2 fino alle 19 per seguire tutta la premiazione, tutta la cerimonia di premiazione del Giro d'Italia. Ci sarà anche l'esibizione di Davide Van der Frost. Insieme dunque fino alle 19 su Rai Sport 2 con il Giro. Ivan Basso sta arrivando al traguardo con il tempo che gli consente di difendere comunque la quinta posizione, 35:12 il suo tempo, decisamente migliore rispetto al 35:43 di Damiano Cunego, dunque comunque lo ha voluto onorare anche nell'ultima giornata il Giro d'Italia Ivan Basso, quinta posizione per lui in classifica. Rider Ezedal, questo invece è Thomas De Gendt, ultimi metri per lui, 300 metri alla fine, le ultime curve per Thomas De Gendt che ieri ha fatto un'impresa probabilmente la più bella in assoluto del Giro d'Italia, però è soltanto sfiorato la riapertura dei giochi nella classifica generale. Vediamo ora per la classifica di tappa, Thomas De Gendt, niente da fare per il terzo posto, forse ce la fa a conquistare il quarto Thomas De Gendt, l'ultimo sprint per lui e invece no. Quinta posizione per De Gendt, 34:07 il suo tempo, comunque una finale di giro eccezionale per il fiammingo della Vacansoleil. La classifica generale, Pinotti davanti a tutti con 39 secondi di vantaggio su Thomas, 53 su Jesse Sargent, 1 minuto su Rasmussen, 1:01 su De Gendt. Questi sono i primi 5 e probabilmente Michele Scarponi perderà il terzo posto perché aveva solamente 27 secondi di vantaggio nei confronti di De Gendt questa mattina. E il tempo del fiammingo è stato di 34:07, dunque per la terza posizione del podio bisognerà tenere presente appunto il 34:07 di De Gendt. Ezedal ha lanciato verso la vittoria del Giro, questa cronometro dovrebbe vincerla Marco Pinotti. Mentre Rodriguez, per come si stanno mettendo le cose, per come si sono messe le cose ai primi due rilevamenti cronometrici, probabilmente la concluderà vestito di rosa questa cronometro, ma poi il colore più ambito al Giro lo dovrà lasciare a Rider Ezedal. In vista ormai dell'ultimo chilometro, Michele Scarponi. Poi l'avete detto, si è presentato col borsino. Sentiamo Andrea, andiamo da De Luca, vai. È passato adesso in Viale Maino Rodriguez, lo vediamo, posizione aerodinamica, naturalmente abituati a vedere Rider Ezedal, la pedalata e la postura è totalmente diversa per la maglia rosa attuale. Non ha il megafono montato sopra la sua ammiraglia, quindi parlano attraverso la radio montata che sta sentendo attraverso il casco. Rodriguez, un Rodriguez che ha lavorato tantissimo a cronometro in questo. Riprendiamo noi perché stiamo aspettando adesso l'arrivo di Michele Scarponi che deve chiudere entro 34:34, giusto, per difendere la terza posizione, considerando che il tempo di De Gendt è stato di 34:07. E niente da fare per Michele Scarponi, niente da fare per Scarponi, sale sul podio. De Gendt sale sul podio della classifica generale. De Gendt, l'arrivo di Michele Scarponi con un tempo
decisamente alto, 34, andiamo a vedere, c'è anche una sbandata conclusiva, comunque ci vuole provare a credere fino all'ultimissima pedalata Michele Scarponi, che invece è andato a chiudere questa cronometro con il tempo di 35 netti, dunque un ritardo di 1,54 da Marco Pinotti, che continua a guidare la classifica provvisoria di tappa. Andiamo da De Luca. Sempre dietro la maglia rosa Rodriguez, rispetto a Ezedal si muove molto di più con le spalle. Lui si è presentato alla via con un giacchino con dentro del ghiaccio. Ha lavorato tantissimo sulla cronometro quest'anno Rodriguez, è migliorato tanto, sta lavorando con il fisioterapista Weber, l'ex HTC, ha abbassato i 2 centimetri la bicicletta, però sembra profilarsi per lui la beffa, così come il Giro dei Paesi Baschi era in maglia e ha perso tutto nell'ultima cronometro, sembra proprio che anche oggi il destino sia lo stesso per lui. A voi la linea. Grazie Andrea, e adesso prepariamoci a vivere un momento storico per il Giro d'Italia, l'arrivo sul traguardo, l'arrivo in Piazza del Duomo al termine della cronometro di Ryder Esiedal, momento storico perché? Perché mai prima un canadese era mai salito sulla podio, aveva vinto il Giro d'Italia, 34,15 il tempo di Ryder Esiedal. In questo momento il ritardo di Joachim Rodriguez, 45 secondi. Ne aveva 31 di vantaggio in classifica generale stamani alla partenza della cronometro, 34,15 è questo il tempo che dobbiamo tenere presente come punto di riferimento, il tempo di Ryder Esiedal. È quasi impossibile recuperare 14 secondi in così pochi metri, possiamo dire, ma aspettiamo l'arrivo della maglia rosa. 34,45 è praticamente il tempo limite entro il quale deve arrivare, Joachim Rodriguez. Dunque un podio tutto straniero al Giro d'Italia, perché De Gendt ha superato in classifica generale Michele Scarponi e non succedeva dal 1995. Tony Rominger, svizzero, davanti a Eugenij Berdin, Russia. Piotr Ugrumov, Russia. Intanto la cronometro l'ha vinta Marco Pinotti. Ci consoliamo con questo splendido risultato di Marco Pinotti, non dobbiamo dimenticarlo, infatti il successo davvero un eccezionale successo per Marco Pinotti. L'anno scorso era terminato in barella il suo Giro d'Italia, in pratica lo diceva poco fa al microfono di Pier Giorgio Severini, da quel giorno aspettava questa cronometro conclusiva a Milano. 800 metri alla fine per Joachim Rodriguez, anche lui si avvicina all'ultima serie di curve, ricordiamo il tempo di Esiedal, 34,15, deve chiudere entro 34,45 Joachim Rodriguez per difendere la sua maglia rosa, ed è una impresa a questo punto impossibile per lo spagnolo, che rischia anche a una delle ultime curve. Attende Ryder Esiedal, lo vedete sulla sinistra dell'inquadratura, questo intanto è Joachim Rodriguez, è agli ultimi 350 metri, rischia ancora anche per affrontare questa doppia curva destra-sinistra. Joachim Rodriguez ormai è quasi in vista del traguardo, qualcosa ha recuperato, siamo davvero almeno per mettersi sul rettilineo, sulla fila dei secondi, però entrando nell'ultima curva, entrando proprio in vista del traguardo, vede davanti lo striscione della fine della cronometro, ma la classifica dice che il Giro d'Italia vince Ryder Esiedal, un canadese, per la prima volta un canadese al Giro d'Italia, è questo ragazzo qua, Ryder Esiedal, sì, che nessuno aveva messo tra i possibili favoriti, e invece il ruolo di padrone del Giro è riuscito a ritagliarselo tappa dopo tappa. Ryder Esiedal, andiamo subito da Severini. From the British Columbia for the first time and a Canadian on the top of the Giro. It was just an unreal experience from day one, and what the team was able to do, I mean, it's just incredible. You know, I couldn't have done it without... Just a moment, gli ho detto per la prima volta un canadese dalla British Columbia
vince il Giro d'Italia, dice che è, per lui è stata un'esperienza incredibile, una gioia troppo grande. Okay. Yeah, I mean it's just unbelievable. I knew I was good when I came to this race. I just stayed focused every day and took every opportunity. And the team was behind me 100% and I just kept thriving off that support. And especially the fans too back home in Canada. I mean it's been unreal. The support, I mean I just dig deeper and deeper every day. And I just keep getting rewarded for that effort, so I just want to thank everybody. That's okay, lo lasciamo andare. Allora proviamo a riepilogare quello che ci ha detto che ha cominciato a crederci, è stata un'esperienza incredibile, ha cominciato a crederci sempre di più giorno dopo giorno, dopo che vedeva quali erano le sue condizioni sia in montagna sia nel resto degli altri percorsi, la gamba stava bene e tutto il resto anche dal punto di vista psicofisico, e quindi è riuscito ad arrivare in queste condizioni all'ultima tappa e poi naturalmente si è giocato tutto ed è riuscito a scrivere questa pagina di storia incredibile. A voi. Grazie, grazie per Giorgio. E qua intanto stiamo rivedendo Ryder Esiedal, il vincitore del Giro d'Italia, che ha chiuso questo cronometro in sesta posizione. Thomas De Gendt, un giro quasi nascosto in pratica fino agli ultimi due giorni, si era già piazzato anche per esempio nella tappa di Lago Laceno, comunque nessuno poteva pensare che riuscisse a salire sul podio, quinta posizione per lui, poi Rasmussen in quarta posizione, stiamo parlando del risultato finale del cronometro, che ha visto poi Jesse Sargeant in terza posizione salire dunque sul podio, ma la cosa più importante è il podio della classifica finale, un podio purtroppo per noi tutto straniero, con Esiedal davanti a Rodriguez e De Gendt. Questo è Jesse Sargeant. E questo è il secondo della tappa odierna, Geraint Thomas, secondo anche nella prima tappa, battuto da Taylor Finney. 39 secondi il suo ritardo da un meraviglioso Marco Pinotti, dopo quello che ha passato l'anno scorso ha dimostrato una volta di più la sua grandissima professionalità, lo dobbiamo confessare, Davide, siamo felici, abbiamo tifo per la vittoria di Pinotti. Vittoria meritata, come meritata quella di Ryder Esiedal. Alla fine, per diventare dei campioni su strada bisogna cominciare con il mountain bike. Evans, dopo una brillante carriera in mountain bike, ha vinto un mondiale e un Tour de France. Lui, dopo tre secondi posti in campionati del mondo di mountain bike, si porta a casa questo Giro d'Italia. La globalizzazione del ciclismo, esatto. Un australiano al Tour, una canadese al Giro d'Italia. Cambio della maglia rosa l'ultimo giorno, che era successo solo una volta. Una volta nella storia del Giro d'Italia, quella volta 84, quando Moser riuscì a portare via la maglia rosa a Fignon. Era tenuto costantemente aggiornato dei tempi suoi e degli altri, in modo particolare di Joachim Rodriguez. Ryder Esiedal ha voluto spingere, ha voluto insistere fino all'ultima pedalata, probabilmente soltanto adesso riesce a rendersi conto davvero di quello che ha fatto, di aver vinto cioè il Giro d'Italia. Uno dei momenti più belli, credo, Davide, l'espressione, il ghigno di sofferenza che si trasformava in un sorriso di Ryder Esiedal alla arrivo della tappa dell'Alpe di Pampelago. Ha dato io tutto, anche qualcosa in più, così come ieri, un ragazzo tranquillo, sereno, lo stress non sa che cosa sia, ed è riuscito a sorpresa a vincere questo Giro d'Italia. La 14ª volta che un corridore vince il Giro d'Italia senza vincere neppure una tappa, anche se lui ha vinto comunque con la sua squadra, la crono appunto a squadre di Verona. E questa è la classifica della tappa, della ultima tappa del Giro edizione 2012, la 95esima edizione del Giro d'Italia, con il grandissimo successo di Marco Pinotti davanti a Geraint Thomas, Jesse Sargeant, Alex Rasmussen e Thomas De Gendt. È davvero un bellissimo risultato quello di Marco Pinotti, e chiudiamo, prima di dare la linea al processo alla tappa, con la classifica generale definitiva del Giro d'Italia. Ryder Esiedal
Mundial, il maglia rosa, 16 secondi di vantaggio su Joachim Rodriguez, 1.39 su Thomas De Gendt, le delusioni italiane. Il quarto posto di Michele Scarponi a 2.05, il quinto di Ivan Basso a 3.44. E poi troviamo Cunego in sesta posizione, Pozzovivo in ottava. C'è ancora tanto tempo per stare insieme in diretta dal Giro d'Italia, perché il collegamento su Rai Sport 2 continuerà fino alle 19 e il Duomo di Milano, questa meravigliosa immagine, ci introduce al processo alla tappa con Alessandra De Stefano, mentre è già festa per Marco Pinotti. Processo alla tappa fino alle 19 su Rai Sport 2. Rai Sport.